Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Ho voluto scegliere Robocop quest'oggi, uno dei miei giochi preferiti, uno dei miei arcade preferiti. E dato che in questo periodo parliamo di Amiga 500 Mini, voglio provare a fare il gameplay completo. Vediamo se riesco a finire, non credo di esserci mai riuscito su Amiga 500, l'Amiga 500 classico. Voglio provarlo sull'Amiga 500 Mini, vediamo cosa riesco a fare con il gioco di Robocop. 3, 2, 1, andiamo ad iniziare. Chiaramente eccoci qua con il mitico Media Brecht. Dai, vediamo che riusciamo a fare. Tra l'altro mi sembra che non si può neanche continuare sto gioco qua. Quindi se viene ammazzato è la fine. Avanti pianino, ragazzi. Quegli azzurri, ragazzi, non c'è modo da ammazzare, non c'è modo di schivare i colpi se non saltando. Il salto è questo. Guardate che bel bug, ragazzi, sono passato attraverso la scatola. I proiettili degli omini verdi li puoi schivare inginocchiandoti, ma i proiettili che ti sparano quelli blu non capisco perché non si possano evitare. Vabbè dai, abbastanza semplice questo primo livello. Ok, facciamo la pratica con lo shooting, ma purtroppo non sono ottimali i comandi, nel senso che sono un po' troppo imprecisi, sia giocando col joypad che giocando con il joystick, purtroppo. Giustamente l'arcade faccio 100%, ma non è questo il caso purtroppo. Guardate che imprecisione. Però per fortuna ti danno lo stesso i bonus dell'energia, cosa che non succede nell'arcade. No, forse anche nell'arcade ti danno poca energia, però se non lo fai al 100%. Mazza quanti colpi che servono. Vai, energia al massimo, ragazzi. Ma va a cagare.
Dai, spara, cazzo. Guarda come spara lo stronzo. Ecco lo sparetto triplo. Vai col camioncino dei gelati. Mazza quanta energia mi hanno tolto, porca puttana. Oh. Perché mi ha quasi investito. Ora c'è l'identikit che non sono mai riuscito a fare, non ho ricordi che sia mai riuscito a farlo, ma adesso non avete io, anzi è molto probabile. Allora. Questo, poi. Gli occhi bui e tempestosi. Questo va bene. Questo va bene. Ok. Secondo me è giusto così, ragazzi. Dobbiamo fare. Non ho capito. Come no match? Ma io non capisco sta cosa, sta ragazzi. Vabbè, vai col prossimo livello. Riuscirò mai a fare l'identikit? Non lo so, ragazzi. Vediamo un po' sto livello qui. Bisogna stare attenti. Ora questi nel coin op sono degli ascensori, invece in questo gioco di merda non sono ascensori, sono delle presse e quindi non puoi andarci sopra, cazzo. Porca puttana! E che cazzo, crepano. Bastardi, cazzo. Aspetta che... Vediamo se riusciamo ad andarci a prendere... omogenizzati qua. Oh. Insomma, abbastanza mal ridato, dai. Dai, 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 dai. Con lo sparone dovremmo fargli il culo, no? Ah, mamma mia. Vai, 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 vai. Vedevo che avanzava, avevo paura che l'arma lì, il fucilone non funzionasse. Ah. Vediamo se riusciamo a non beccare la donna. Vai. Ok, dai, andiamo al mitico livello della fabbrica, ragazzi. Speriamo non mi rompano il culo qui. Tanto possiamo sparare a manetta, ragazzi, che tanto non ci sono gli ostaggi. Ricordate, nel coin op c'erano gli ostaggi da salvare, anche la tipa da che c'era il panzone che la portava avanti, e quindi non c'è pericolo qui di sparare a quegli ostaggi là. Diciamo che il livello è stato bypassato col discorso della ragazza da salvare nel vicolo. Scena del film alla fine.
Aspetta, cazzo. Complicatino sto livello, però mi hanno già fottuto quasi mezza energia. Quello lì ti incula, ragazzi. Cioè, quello lì spara una bordata di roba. Ogni volta col fucilone t'ammazza, cazzo. Cazzo. Alla grande, ragazzi, alla grande. Vai. Ah, ancora il firing. È davvero veramente impreciso, ragazzi, giocare a questo shooting. Cioè, se non sei precisamente nel punto esatto, cioè è veramente una roba piuttosto scandalosa, eh. Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Vai col prossimo livello. Dai, vai. Che cazzo. Non si riesce a saltarli quei proiettili di merda, ragazzi. Guarda questo che arriva e ti sfonda, porca puttana. E anche lì non puoi saltare, c'è niente da fare. Vediamo se... Porco due. Non so se era meglio l'altro. Ah, fottuti bastardi. Nel coinopo non puoi saltare così, eh. Cioè, nel senso, salti ma non li cucchi tanto bene saltando. Invece qui salti molto più alto rispetto al coinop. E quindi riesci a cuccarli meglio. Problema qua. Ah, non ci stanno gli stronzetti lì. Vai, vai. Ottimo, stage clear. Altro match, ragazzi. Porca puttana, già era difficile l'altro, figurati questo, porca puttana. È difficile per me, magari sono io un pippone. Allora, gli occhi, vediamo. No, ok, il naso potrebbe essere questo, bene. Bocchetta da culo, eccola qua, il mento. Più pronunciato, ok. Le orecchie. Queste. Se voglio vedere se ho sbagliato, cazzo.
Giusto, incredibile, ragazzi. È incredibile. Quello facile, quello facile non sono riuscito a farlo. E questo difficile, sì, pazzesco. Cazzo. Potrebbe essere il penultimo livello questo. Ah, buttiamo giù a cannonate anche qui, via. Cazzo, no, ho sbagliato a girarmi. Ah, non puoi buttare giù i laser. Che casino, ma c'hanno i colpi che si spostano. Non hanno i colpi non vanno dritti, si spostano come se avessero l'effetto tipo del super tele. Di qua devo passare. Va a cagare. Dai, porca puttana. Ah, hai visto che li hanno portati gli stronzetti alla fine? I piccoli tank che sparano le bolle. Aspetta che qui. Quando pensate di darmi un omogenizzato, ragazzi? Non so, ve lo dico così, eh. Non per infierire, ma... Ma ragazzi, l'ho appena chiamato. L'ho appena chiamato, cazzo. Dai, Cristo santo! Forse è meglio lo sparo triplo a sto punto. Cazzo, cazzo! È perché è troppo lento Robocop, secondo me, in sto gioco. Oh, un po' d'energia, grazie. E va a cagare. La becco attraverso il muro un cazzo. Ma neanche lui mi becca stavolta, però. Dai, porco due. Ah, ragazzi, ho finito di sparare. Mazza, ma è lungo sto livello. Sa che siamo alla fine, ragazzi. La fine del livello, intendo. Qui, se non erro, erano due i robot da far fuori. Ah no, ce n'era uno. Ce n'era uno. Vabbè. Meglio così. Ottimo, ottimo. Poi dovremmo essere all'interno dell'OCP. Dovrebbe essere l'ultimo livello. Ah no, è finito qua, mi sa, eh. Pensa se sbagliamo sto livello qua. Vai. Wow, l'abbiamo buttato fuori dalla finestra. No, mi immaginavo lui. C'era un altro livello nel coin-op. Ragazzi, l'abbiamo finito. Grande, grande. Ora guarda Robocop 2, ovviamente. Beh, sarà magari uno dei prossimi gameplay. Bene, bene, ragazzi. Bene, bene, bene. Ovviamente siamo arrivati primi con la nostra tastierina virtuale, ma ricordo potete anche usare la tastierina fisica su Amiga 500.000.
E l'abbiamo finito, ragazzi. Io devo dire che questa conversione è fatta bene, è fatta bene. Ci sono addirittura dei livelli che nell'arcade non ci sono, ovviamente il match del sospettato, oppure anche la sparatoria dritto per dritto con il tipo che prende in ostaggio la povera sventurata, e addirittura noi che salviamo il vecchio da Dick Jones. Grazie a tutti i ragazzi che mi avete seguito, vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo a un prossimo video, a una prossima live. Ciao 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 ciao.